Amici, bentornati a Music Challenge, un saluto da Mimmo e da Vincenzo. E stasera graditissima ospite Francesca Lotta. Ciao Francesca. Ciao, ciao Mimmo, ciao Vincenzo. Ciao Francesca. Ciao Francesca, è piacere nostro veramente, ma Francesca, ma io vedo che tu non sei da sola stasera, con chi sei? Beh, io ho sempre con me i miei bambini che sono Ciccio, lui Ciccio. Sì. Non so se si vede bene, ma insomma sì, ho tutta una truppa, siamo qua, sono 4 gatti, 3 cani, tutti i trovatelli, i miei bimbi. Beh, insomma, dai, un bell'amore, diciamo, per il mondo animale che non ci tradisce mai, ecco, quindi questo è importante, Francesca. Dico, più conosco gli uomini, più amo gli animali, si dice, no? E ti dico pure che fai bene, effettivamente. Francesca, allora, tu sei reduce da un grandissimo successo a Tale Quale Show, sei arrivata seconda, prima nella categoria donne. Abbiamo visto sui social che ti sei divertita tantissimo e rimpiangi anche quei momenti là. Che ricordo ti porti di Tale Quale? Beh, Tale Quale è un bagaglio di esperienza che mi porterò per sempre. Mi è servito tanto, mi è servito tanto prima di tutto perché mi ha dato modo di tirar fuori la mia parte, diciamo, da interprete, tra virgolette, perché mi piace recitare proprio. È stato uno sempre dei miei sogni, quello di recitare. Quindi diciamo che in questo programma ho avuto possibilità anche di tirar fuori un pochino la mia parte, diciamo, da attoriale, attrice, perché chiaramente quando devi entrare nei personaggi devi entrarci totalmente, quindi imitarli totalmente sia come movenze, sia come modo di cantare, sia come tutto, cioè devi entrare in quel personaggio. E non è facilissimo, insomma, è molto facile anche fare una caricatura. E quindi devi proprio, io almeno ho fatto così, poi ognuno giustamente ha il suo modo, il suo stile, il suo. Io comunque ho proprio cercato di entrare dentro la testa di questi personaggi e muovermi esattamente come, cioè, ho pensato, ecco, quando ho fatto Gianna Nannini, ero Gianna Nannini. Camminavo come lei, mi sono mossa come lei, ho cantato. È bello, io trovo che sia stimolante, è proprio bello, È professionalmente pesante. stimolante, pesante, ma allora guarda, facciamo una cosa, Francesca, dato che praticamente il nostro canale si chiama Music Challenge, dove challenge sta per sfida, allora io farei una cosa di questo genere, proprio a livello proprio di flash, ci potresti raccontare o un aneddoto, quello che ti ricordi o una cosa in particolare, praticamente di queste interpretazioni, sia o a livello di trucco, a livello proprio di tenuta di palco e così via. E quindi io comincerei dalla prima. Quindi da Emma. Quindi che ti ricordi di questa interpretazione? Beh, io amo molto Emma e quindi mi è piaciuto, mi è divertito tanto perché è un po' più sfrontata di me e quindi io ho cercato di uscire dal mio corpo. Però è divertente, capito? Perché in fondo ognuno di noi ha delle parti che magari per timidezza non si raffuora. Fuori, no? Per modo di. Invece in quel momento ero autorizzata perché ero lei, quindi mi sono divertita da morire. Sì. E poi da Emma, ecco la seconda puntata, ecco, tu dici da un'interpretazione un po' più sfrontata, una un po' più, ecco, diciamo, un po' più americana, diciamo così. Quindi in un altro secondo posto, quindi con Liza Minnelli. Ma sai che io non me lo ricordavo che ero al secondo posto, sai, ti giuro, non me lo ricordo, cioè non c'è, boh, non lo so. Pensa. Pensa come sto, ero talmente concentrata a fare le cose che non mi ricordavo neanche, perché per me l'essenziale era fare bella figura, non mi interessava il punteggio, quello che volevo fare bella figura e cercare di entrare nel cuore degli italiani, e ricordare che esisto, insomma, Allora, perché purtroppo per tanti anni sono stata fuori dall'ambiente per motivi miei, personali, e quindi. Diciamo che mi sono estromessa io proprio dal mondo della musica. Quindi ricordare che ero ancora, che c'era ancora, che potevo fare ancora delle belle cose, per me era quello l'obiettivo mio.
e spero di esserci riuscita, insomma. Francesca, in tanti anni ci siamo persi tanto, perché a vedere tale quadro ci siamo veramente persi tanto. Allora, passiamo a Gianna Nannini, non diciamo più le postazioni, va bene. Gianna Nannini camminavi come lei, proprio ti muovevi come lei. Sì, diciamo che quando mi hanno detto che dovevo fare Gianna Nannini, io per 2 giorni non ho dormito. Ho detto, ma io non ci riuscirò mai. Tra l'altro, mi è arrivato un messaggio suo che mi ha mandato tramite un'amica comune che mi avrebbe seguito, quindi ero morta. Ero morta proprio, cioè non sapevo che Lo cosa sapevi succedesse. prima di salire sul palco, sapevi che ti avrebbe seguito. Sì, no, Okay. mi aveva mandato un messaggio vocale tipo 3 giorni prima, quindi io sapevo che mi avrebbe seguito. Mamma mia. Insomma. Allora, poi passiamo, beh, qui un'interpretazione proprio di classe, quindi Adele con Rolling in the Deep, com'è stata qui? Allora, qui è stato il trucco, è stata la cosa più brutta in assoluto, perché considera che solo per il trucco ci abbiamo messo 6 ore, più insomma il parrucco, eccetera. Il parrucco, anzi, è stata la cosa più facile perché tanto era una parrucca proprio inserita, però il trucco è stata una cosa che io non dimenticherò mai. Perché considerate che quando si fanno i personaggi così, noi proviamo 3 volte a settimana, quindi cioè il lunedì si prova. Scriva il trucco speciale per la prima volta per vedere cosa da aggiustare, cosa da sistemare. Il giovedì c'è la prova generale, quindi di nuovo trucco, di nuovo tutto quanto. E il venerdì c'è la diretta, quindi di nuovo trucco. E considerate che per Adele 6 ore per 3 volte, in più poi per struccare ci vuole un'altra ora, non l'abbiamo mai detto, ma per struccare tutta quella roba, per esempio, per Adele io avevo la fronte, le guance, la bocca, il naso, il mento, il collo, poi avevo il contatto, i denti finti diversi, che sono diversi dai miei, e quindi tutto, cioè praticamente mi hanno rimontata completamente. Insomma, è stato veramente pesante, però mi ha un po' distratto da. Anche la bocca c'avevo, sì, anche la bocca. Pure la Come bocca. Sì. sì, per colpa mia che avevo bevuto un pochino d'acqua, dopo 6 ore ero disperata, non ce la facevo più. E l'acqua è andata un pochino sulla labbro inferiore, che si è staccato leggermente, quindi mi ha un po' deconcentrato dalla mia performance. Però, vabbè, comunque è andata abbastanza bene. Passiamo poi ad Anastasia, quindi con Left Side Alone. Sì, praticamente con Adele avevo distrutto le mie corde vocali Sì. finite, perché Adele canta proprio di gola, proprio bam. E quindi insomma Anastasia è stata un pochino pesante perché non ho reso quello che avrei voluto, però io adoro Adele, Anastasia pure l'amo molto, però insomma avrei potuto dare di più secondo me. Senti, Ciccio è poi passa. tornato in carica, eh? È tornato Ciccio. Allora, poi passiamo all'interpretazione. Qui lo possiamo dire che ti ha fatto vincere, stravincere, e poi parleremo magari un pochettino di più anche sul personaggio. Quindi, quando ha interpretato Mia Martini. Questo è amore puro per me. Cioè io sono stata sempre un'ammiratrice di Mimì da sempre. Per me è sempre stato presente, ognuno di noi, ogni artista ha un punto di riferimento. Ecco, per me è sempre stata lei. E ho avuto il grande onore di conoscerla, perché avevamo lo stesso produttore che era Giancarlo Bigazzi. Sì. E tra l'altro Marco Fragiani, che ha scritto Gli uomini non cambiano, era il mio compagno, siamo stati insieme per 4 anni. E quando ha scritto proprio Gli uomini non cambiano, io ero in cucina e sentivo, l'ho sentita comporre. E io ripeto, quando c'erano occasioni appunto che con Marco Fragiani e Giancarlo Bigazzi erano. Per un periodo hanno lavorato insieme, quindi io cercavo di essere sempre presente perché l'amavo, l'amavo. Io l'amo, per me è sempre con noi. E
L'amavo come artista, l'amavo come donna perché era una gran donna, una donna che aveva sofferto tanto, tantissimo, delusa. E io mi ritrovo molto in lei, moltissimo, in tante caratteristiche, sia umane, sia di fragilità a volte, ma di forza allo stesso tempo. Ma questo senso di delusione. Che un po' sento anch'io e sicuramente avendo avuto l'onore di conoscerla, di viverla un po', ho capito quanto soffrisse, soprattutto del fatto che non che praticamente questa cosa che le dicevano addosso, che le portasse male, cioè che tanta gente magari era magari a cena, appena vedevano lei, magari se ne andavano e poteva. È accaduto questo, insomma, mi faceva tanto male e mi fa tanto male, mi fa tanta rabbia che tanti artisti debbano andarsene per essere apprezzati. Proprio per questo è come se, non lo so, io quando ho interpretato lei, c'era un senso proprio di rispetto, di amore, di voler veramente in qualche modo, non lo so, come se rivivesse attraverso me, non lo so, è che è stato un momento strano. Quando io mi sono rivista, che mi hanno truccato, no? A un certo punto, non lo so, ho avuto una strana sensazione che non vi so spiegare, però è una cosa strana. Io in quel momento ho sentito come se, l'ho sentito mia, cioè io vedevo mia. Perché non lo so, dallo specchio mi appariva lei, non lo so, ho provato una strana emozione. Forse perché ti sei immedesimata anche dentro. Molto. Cioè, No, se tu lo senti dentro, senti anche fuori. io credo che il grande amore che ho per Mia, mi hanno guidato, non lo so, è stata una cosa strana. Pensa che io non neanche l'avevo portata al provino, non so per quale motivo, ecco. Ma Invece, per tu fortuna, esatto. mi è stato dato come Tra da fare. l'altro tu non manchi, diciamo, occasione anche di portare Mimì sul palco, perché ad esempio tu adesso di recente sei stata all'evento Donne d'Amore, hai cantato una canzone di Mimì, una canzone bellissima che è Donna. Assolutamente sì, ho capito che la gente ha proprio desiderio è mancata troppo, cioè manca troppo nel panorama, guarda, musicale, era un interprete troppo speciale, troppo particolare e non c'è nessuno che l'abbia in qualche modo. Quindi ho sentito, sono andata a vedere un pochino di quello che hanno scritto su YouTube, sulla mia performance, diciamo, di Mimì, e ho visto tanta gente che piangeva, che si era commossa, che ha vissuto come se fosse lì in quel momento. Quindi, diciamo, questa cosa mi ha dato una carica, una voglia di veramente di interpretare i suoi brani per non lasciare che si perdano. Perché magari i giovani non conoscono le canzoni di Mimì, quelli propri ragazzi, giovani, e aveva delle canzoni, io le amavo tutte le sue canzoni. Infatti sto proprio pensando di fare un omaggio proprio a Mimì per una teatrale, una cosa molto particolare, molto bella, dove non si parla solo dell'artista, ma proprio della donna, Bella donna, Mimì. del suo percorso. Sia, diciamo, artistico ma anche umano, personale, di quello che ha vissuto e di tutto ciò che ci ha regalato, tutte le canzoni, anche quelle meno conosciute, che sono meravigliose. E farò tutto un percorso molto bello, quindi ci sto lavorando questa cosa con Questo lo amore. seguiremo con molto interesse. Francesca, ti dico anche una cosa. Adesso non so se magari forse è una mia supposizione o meno, però tu sai che, come abbiamo letto anche in un libro che ha scritto Mimmo Cavallo, come abbiamo letto anche nell'ultimo libro di Franco Fasano, io amo
Mimì proprio nel 95 stava lavorando ad un'idea di un album dedicato alla Luna. Tu proprio nel 97, quindi 2 anni dopo la scomparsa di Mimì, interpreti un album fatto da tante canzoni famose dedicate alla Luna, si chiama Buonanotte alla Luna. C'è un'attinenza, c'è un filo comune tra questa idea che aveva Mimì e questo album dedicato alla Luna che ha interpretato? Beh, in effetti un pochino sì, perché il mio manager in quel momento, che si chiama Nando Tepe, era anche il suo, è stato quindi l'idea in effetti me l'aveva suggerita lui, e poi tra l'altro ha cantato anche Loredana Bertè nel disco, quindi c'è anche questa attinenza, esatto. Quindi ho fatto un brano che era La Luna Bussola, abbiamo cantato insieme in questo mio disco, e sì, quindi c'è qualcosa in effetti, però insomma, sì, è una cosa che non, a cui non lo so, che non ci avevo pensato. Mi hai fatto riflettere tu su questa cosa. Infatti, guarda, io l'ho notato, ho detto, guarda, c'è un, secondo me, un filo conduttore che parte proprio dalla scomparsa di Mimì e che è arrivata ai giorni d'oggi, che forse inconsciamente ti sei portato appresso, perché quest'idea della Luna, no? Sì, no, ma ci sono, guarda, tante cose strane che mi accomunano veramente a Mimì. È una cosa stranissima, anche questa cosa di aver sentito proprio scrivere la canzone Gli uomini non cambiano, di essere al 42esimo festival insieme, perché lei era tra i big ed è arrivata seconda, certo. E noi abbiamo vinto Sanremo con Alejandro Baldi con Non amarmi, quindi ci sono tante cose. Poi l'anno successivo in estate eravamo al Cantagiro insieme, Esattamente. Quindi, mi ricordo. Esatto, e io mi ricordo uno di quei giorni a Cantagiro non stavo molto bene, avevo un problema con i fibromi all'utero, quindi problema abbastanza importante. Lei venne da me a consolarmi, anche perché aveva lo stesso problema mio, lo stesso problema di salute uguale. Vedi. Quindi venne da me a consolarmi. Era, non lo so, ci sono tante troppe cose che ci uniscono e senti, non lo so, una cosa strana. Ma Francesco, ma poi per rimanere in tema, perché dobbiamo parlare anche di un'altra cosa, vedi che ha un'attinenza. Contro tutti i pregiudizi, contro la cultura imperante che speriamo che nel corso del tempo vada a scemare, della condanna, tra virgolette, alle diversità, tu hai fatto uscire appunto un inedito, proprio in concomitanza, penso verso la fine appunto di tale e quale, il tuo nuovo inedito che si chiama Diversa. Allora, questa è Diversa, che è una canzone che racconta una storia, tra virgolette, tosta. Ce ne vuoi parlare un pochettino? Sì, allora io avevo un'amica, un po' troppo, una conoscente che aveva una figlia con cui avevo legato tanto, diciamo che si parlava con me mentre con la madre non riusciva a parlare. Lei è omosessuale e i genitori non l'hanno mai accettata questa cosa, e le avevano sequestrato il cellulare, insomma erano abbastanza tosti con lei, tant'è vero che lei era diventata anoressica. Io non riuscivo a vederla in quello stato e insomma l'ho aiutata a uscire da questa situazione. E durante il periodo del lockdown, dopo che io purtroppo ho avuto, come sapete forse, non lo so, comunque ho avuto una brutta malattia, e quindi dopo la radioterapia è cominciato subito dopo 2 giorni neanche il lockdown. Quindi ho vissuto quel periodo in maniera particolarmente dura, perché comunque sì, è vero, comunque dovevamo stare tutti a casa, ma insomma io venivo da questa situazione, quindi è stato un momento molto difficile. E mi sono messa a scrivere. Ho scritto sia testi che musiche di diversi brani, tra cui Diversa, che mi è venuto fuori in contemporanea sia il testo che la musica. È stata una cosa strana, perché è andata così subito, e da lì poi è tutta la storia che ho raccontato, che
Perché credo che la musica, che l'arte in generale, debba servire in qualche modo per smuovere un po' le coscienze. Sì. La musica è un grande potere, ma grandissimo. E quindi è come amplificare un po' la voce di chi non ce l'ha la possibilità di parlare a tante persone, quindi magari un po' più fragile. Allora, secondo me, dobbiamo fare in qualche modo qualcosa. E questo era per me un modo per far riflettere, spero che di esserci riuscita, almeno anche se solo un genitore, Sì. riuscisse a capire quanto sia importante per i ragazzi che siano vicini a loro, anche perché da quello che mi raccontava questa ragazza, è difficilissimo già accettare se stessi, no? La propria diversità, essere diciamo, accettare che tu sia attratto dallo stesso sesso Sì. e non ci puoi fare niente, non è una cosa che tu scegli. È così. E Così, quindi esatto. già il fatto di accettare se stessi in questo modo è già difficile perché è un percorso molto, molto complesso. E se in questo percorso non sei, diciamo, non hai vicino i tuoi genitori, le Certo. persone care, a volte diventa talmente difficile che purtroppo molti giovani, molti adolescenti soprattutto, si sono anche tolti la vita e Certo. questa ragazza si stava spegnendo, si stava lasciando morire perché l'anoressia poi alla fine è questo, cioè, e non volersi nutrire perché ti vuoi comunque in qualche modo non vuoi più vivere. E quindi la mia speranza è quella di far riflettere tanti genitori, perché io purtroppo non ho avuto la fortuna di avere due figli perché ne ho perso uno, quindi non ho più potuto vederla. Ma chi ha avuto la fortuna di avere una gioia così grande di avere un figlio e non lo comprende, non gli è vicino, al di là di quello che i gusti Certo. che possono essere anche orientamenti politici diversi, religiosi, non importa, ma accettare gli altri per quello che sono, amarli per quello che sono senza volerli cambiare, senza neanche fare delle violenze perché cambino. Perché pensa addirittura che questa ragazza era stata portata dallo psicologo, dall'esorcista, Mamma mia. non dico altro. Si capisce già da sé, insomma, quanto sia stata difficile per questa ragazza e quanto per quanti ragazzi che noi pensiamo che sia un argomento ormai risolto, che non ci siano più differenze. Non è vero, ancora ci sono tantissime difficoltà, tante discriminazioni, il bullismo contro persone che hanno comunque dei gusti diversi. E allora bisogna fare qualcosa, tutti noi abbiamo il dovere di fare qualcosa, voi che fate comunque che giornalismo, comunque chiunque di noi nel proprio piccolo deve fare un lavoro per rendere giustizia, chi purtroppo non ne ha. Adesso ecco, quando è successo quella cosa lì che non è passato il DDL Zan e quell'applauso del Senato è stato veramente per me una cosa come se fossimo ritornati al Medioevo. Sì. Quindi questo ci ha fatto capire quanto ci sia da fare, quanto lavoro, quante cose bisogna superare. Io credo che no, ogni forma di violenza sia veramente da combattere. Io faccio di tutto, tant'è vero che ho avuto la fortuna di essere riconosciuta con un premio al Campidoglio proprio il 29 novembre. Che mi ha fatto veramente tanto piacere. Per me è assolutamente ogni forma di violenza è da combattere. Infatti, avevo scritto anche una canzone che parlava di una donna che si ribella a una violenza familiare, un po' anche perché io ho vissuto uno stalker che quindi mi ha dato anche più vigore, più voglia di parlare di questo argomento, anche perché avendolo vissuto, so che tante volte si prova un po' di vergogna a parlare dell'argomento e quindi si cerca di nasconderla anche ai propri parenti, le persone care Certo. e in quel momento si diventa più fragili, no? Perché sei più debole, perché non hai l'aiuto magari di tuoi, perché ti vergogni, li allontani, eccetera, eccetera. La mia voglia è proprio di trasmettere a queste donne: chiedete aiuto, non abbiate paura,
quello è molto importante. Ci sono adesso tante associazioni che prima non c'erano, Esatto. e quindi è Uno spazio di importante. ascolto c'è, diciamo, oggi c'è di più che nel passato. E Francesca, Esattamente. e ti dico una cosa, allora, questa canzone è stata ascoltata e si ascolta in giro e ti dico una cosa, Mauro Cioffari, che è un attivista del movimento LGBT ed in particolare anche formatore AGEDO, che è l'associazione degli amici e dei parenti di persone omosessuali, ha fatto una sorta di analisi del testo, evidenziando l'importanza di questa canzone per il movimento LGBT, e Dai! ci ha mandato un video. Lo vogliamo sentire? Come no? È bellissimo questa cosa. Allora, vediamo un pochettino che cosa ci dice il nostro amico Mauro, che è un amico di Music Challenge e spesso interviene proprio nelle nostre trasmissioni. Allora, sentiamo Mauro che cosa ha da dirci. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera a Domenico e a Vincenzo e alle amiche e agli amici di Music Challenge. Io voglio dire la mia sulla canzone di Francesca Lotta, l'ultimo successo di Francesca Lotta, Diversa. Questa canzone è molto importante e mi ha toccato in modo particolare perché racconta il coming out, di una giovane, di una ragazza che entra in conflitto con la propria madre nel momento in cui racconta della propria omosessualità. Tu mi volevi diversa, ma poi diversa da te. Non accettavi che io amassi lei. Questo è l'incipit del testo della bellissima canzone di Francesca Lotta, che di fatto è la narrazione costante di ciò che accade a tante ragazze e devo dire anche a tanti ragazzi gay e lesbiche che iniziano a fare questo percorso di coming out, di raccontarsi, prima di tutto di capirsi, di affermare la propria identità e il proprio orientamento sessuale e poi di raccontarsi generalmente tra gli amici, in famiglia e poi nella società. Beh, insomma, quello che ci racconta Francesca Lotta è quello che ahimè, purtroppo accade sempre più spesso alle ragazze e ai ragazzi che fanno questo percorso e processo di coming out. Tant'è che la canzone finisce con me ne vado via e ricomincio un'altra vita. Voglio amare senza più paure. Me ne vado via e ti lascio tutta questa scia di silenzi falsi come te. Beh, questa canzone è una denuncia. È un inno all'amore e alla voglia di vivere la propria vita così come si è, diversi, perché in realtà siamo tutti diversi, ma anche tutti uguali. E vado via da questa scia e vado via, e così sia. Beh, nella conclusione della canzone di Francesca Lotta io vedo proprio una vena di ottimismo, una sorta di riscatto che tante ragazze e tanti ragazzi, soprattutto negli ultimi anni, riescono ad avere nel momento in cui fanno coming out in famiglia. Ed è bene che canzoni come queste abbiano successo e vengano conosciute dal largo pubblico, perché è bene raccontare nella letteratura, nell'arte, nella poesia, nel teatro, nella musica, le storie diverse, le storie d'amore, affinché non debba più soffrire nessuno per la sua diversità. Grazie Francesca Lotta, grazie Music Challenge. Oddio, io sono commossa, cioè mi credi? Io Ci credo. sono senza parole. Sono veramente Posso senza dirla? parole, Posso perché dirla? sono delle parole bellissime, mi hanno commosso, perché era proprio quello che volevo trasmettere, esattamente quello, e sono contenta che sia proprio arrivato questo messaggio, senza fronzoli, senza dire tante stupidaggini, in maniera molto diretta, Un dire messaggio. quello che è questo, l'amore è va oltre, l'amore deve essere, è una cosa talmente
pulita, bella, al di là del tipo di sessualità che sia questo, non si può, nessuno può giudicare, nessuno si può permettere di giudicare un amore. Io ho visto delle persone che si amavano, delle persone che erano omosessuali, che si amavano in un modo che io non ho mai visto tante volte in delle coppie eterosessuali, un amore folle, un grande amore. Perché allora giudicare? Perché permettersi? Chi siamo noi per poterlo fare? Questo era il mio messaggio e sono contenta veramente che stia arrivando in maniera diretta. Grazie a te, Francesca. Guarda, io prima stavo dicendo una cosa e ti stavo interrompendo. Ho sentito il video ora per la prima volta, una delle pochissime volte che succede questa cosa, perché di solito Mimmo me li manda sempre prima e dice guarda, guarda, ci hanno mandato sto video. E questa è stata una delle pochissime volte. Mi sono commosso anch'io per le parole che ha detto Mauro. Mi immagino tu proprio che sei l'autrice, insomma, della canzone. Tantissimo, perché detto da una persona come lui che combatte in prima linea, è un bel riconoscimento. Mi fa piacere e spero veramente possa essere utile a qualcuno. Lo spero con tutto il cuore, perché è quello che, per cui sto lavorando tutti i giorni, perché la musica possa essere veramente uno strumento per poter rendere il nostro mondo un pochino meglio di quello che è. Spero, ci provo. Ci provo e ci stai provando benissimo, Francesca, tranquilla. Grazie. Francesca, allora facciamo una cosa, torniamo un po' con una macchina del tempo, torniamo a quando eri piccolina. Quindi dici un po', come, in che maniera ti sei avvicinata alla musica? Io ho avuto la fortuna di avere un papà tenore che era veramente molto bravo e io da piccolina, diciamo, per me è stata una cosa molto naturale iniziare a studiare al conservatorio, prima violino, perché mio papà, da buon papà, cercava dice, io amavo il pianoforte, suonare il pianoforte, però lui mi diceva in un'orchestra ci sono tanti violini mentre c'è solo un pianista, e allora cercava di farmi fare questo violino. Io ci ho provato, però a un certo punto dicevo papà, non mi piace, e mi piace il suono del violino, ma non mi piace suonarlo. Allora cercavo di convincere mio padre di andare dal direttore del conservatorio a chiedere il cambio. Ma mio padre rimandava sempre, vado domani, vado, sì, vado dopo, ma non andava mai. A un certo punto io avevo circa, ma forse neanche 11 anni, 10 anni e mezzo, quasi 11, ero disperata e sono andata dal direttore. Mi ricordo che era Eliodoro Sollima, che è un grandissimo della musica, pensa che lui ha scritto alcuni dei libri più belli di musica classica, compositore, autore, insomma, un grande personaggio. Tra l'altro ho conosciuto da poco il figlio Giovanni Sollima, che è un grandissimo violoncellista, famoso in tutto il mondo, amico di mio cognato e mia sorella, che è soprano al Teatro Massimo. Mia sorella e mio fratello tenore al Teatro Massimo. Dopo questo inciso, io ho avuto il coraggio di andare dal padre quando ero piccolina, andare lì, ho bussato, e lui gentilmente, prego, prego. Io sono andata davanti alla scrivania, io voglio suonare il pianoforte, non voglio più suonare il violino. Da domani suonerai il pianoforte. Ho scoperto che lui era rimasto molto colpito della mia determinazione, la mia voglia di, cioè, non ce la facevo più, volevo, cioè, mi sono resa conto adesso, ripensandoci, dico, ma io ero matta, cioè, ma io ero, cioè, già una determinazione di quell'età che non è da tutti, perché andare dal direttore, dal preside, così e presentarsi da poi un personaggio così, che tutti eravamo molto timorosi perché era grande proprio. E ho fatto pure questa cosa, insomma, quindi ho cominciato da piccola, facevo parte di due gruppi, solo voci, e
No, al conservatorio. Uno era di musica classica solamente, quindi facevamo tutti i concerti nelle chiese, eccetera. E l'altro invece era del mio professore di solfeggio, Nonino Buogo, che era veramente straordinario perché ancora è grande, ma ancora ci sentiamo con lui. E aveva fatto questo I Cantori Nuovi di Nonino Buogo, dove facevamo sia musica jazz sia musica classica. E facevamo veramente delle cose pazzesche. Tra l'altro, lui fece una cosa bellissima che affittò un garage in centro e tutti noi ragazzi, che eravamo tutti giovani, abbiamo messo e insonorizzato tutto questo posto. E addirittura venivano Franco Cerri, grandi, grandi jazzisti dell'epoca, venivano a fare delle jam session con noi. È stato un momento veramente molto bello, molto importante e secondo me mi ha segnato molto anche nel canto, perché tu considera che cantavamo con 20 persone, 20 ragazzi, facevamo magari 4-5 voci diverse, quindi noi a fianco avevamo tutte persone che facevano altre cose. Quello sicuramente mi ha aiutato tanto e soprattutto con un maestro come Norino Cuovo è stato veramente un grande insegnamento, grande. E poi da lì, vabbè, ho studiato lirica per 3 anni, insomma, non ho mai smesso di studiare, sempre, tantissimo. Però mio padre è stato un grande maestro perché mi diceva sempre: impara perché è importante perché tu arrivi pronta un giorno a quello che fai. Infatti io ho studiato anche il liceo linguistico e mi sono servite, per esempio, inglese e francese, mi sono servite tantissimo nel mio lavoro. Mio papà era una persona che ti diceva, era molto bello proprio, oltre che sia un grande tenore, suonava anche il pianoforte molto bene. E mi diceva sempre non dare importanza all'aspetto fisico perché la bellezza col tempo sfiorisce, quindi coltiva la tua anima, perché la tua anima non potrà far altro che migliorare. Ecco, io ho avuto questo grande maestro di vita, oltre che di canto, che mi ha portato sempre a cercare di fare sempre di più, sempre andare oltre i miei limiti, perché e adesso per esempio da qualche anno ho incominciato a suonare le percussioni, ho ripreso a suonare il pianoforte. Comporre, ecco, per me non finiscono mai le sfide. Il challenge per me è la mia vita, la sfida è continua, cioè non si finisce mai, no? Perché quando hai superato una sfida, ce n'è un'altra che ti attende perché è uno stimolo. Perché io non, se io pensassi, no? Di vabbè, ok, ho vinto Sanremo, ne ho fatto un altro, poi ho vinto Cantagiro, ho vinto quello. E mi tale quale va bene, no, no, per me è solo un punto di partenza per far andare oltre. Non sono mai stato un tipo che diciamo, si adagia sugli allori, no. E parte che l'umiltà per me è la cosa fondamentale, un'altra cosa che mi ha insegnato mio papà. E questo mi porta sempre a cercare di fare sempre di più e fare sempre meglio. E infatti nel tour che vorrei organizzare teatrale voglio anche fare una parte recitativa dove io posso proprio parlo e addirittura interpreto proprio Mimì in certi momenti della sua vita. E per me questa è la sfida, un'altra sfida grande. Francesca, prima stavi dicendo che tua sorella è soprano, ma ci pare di aver sentito in qualche intervista che sei soprano anche tu? Sì, ho fatto anche 3 anni di canto lirico, ma ho fatto parte di una compagnia d'operetta anche per qualche Quindi è anno. vero. Sì, Senti Francesca, quindi poi praticamente hai iniziato a intraprendere il discorso proprio della musica vera e propria, cantata come corista. Infatti sei stata corista nell'album Volano le pagine di Mietta e in tre album di Marco Masini, che è sì. Malinconia, Ti innamorerai, Il cielo della Vergine. Tutti, grande. Abbiamo anche i Sì. tuoi, eh? Abbiamo anche i Oh, tuoi, Francesco. grazie. E poi nel Sì, 91 un sì, sì. cantagiro. Anche Raffaella Carrà ha fatto sì, un corista in un disco Ecco, di questo Raffaella. non lo sapevamo, questo Inviato non lo sapevamo. speciale, inviato speciale. Sì. Esatto. Mi pare che fosse quello, sì. Ma stiamo parlando
ero più di un bel po' di tempo fa. Sì, ho fatto anche la corista di Cristiano Mangioglio, quando ero proprio ragazzina, proprio ero appunto 16 anni, 17 anni. E anche di Marco Armani. Di Marco Armani. Caspita. Marco Armani, poi ne parliamo dopo. Come ne parliamo dopo, Marco Armani? Di Malgioglio, ti ricordi? Aspetta, scusa Vincenzo, ma ti ricordi che anno era più o meno? Che disco era? No, Malgioglio ho fatto live, io ero corista live. Ah, ecco, proprio nei concerti. Anche Marco Armani, anche Marco non sui nei dischi, no. Quindi live. Sì. Vai. Sì. Quindi Francesca nel 91 poi il Cantagiro e nel 92 la grande vittoria nella sezione novità a Sanremo con Non amarmi, con Alessandro Baldi, Alessandro Baldi, sì, pardon, Alessandro Baldi, Non amarmi, questo. Ma ce l'avete tutti, ragazzi? Beh, vabbè. Fantastico. È chiamato urgente, dove la mettiamo? No, non allora, ci posso credere. Francesca, allora, noi personalmente ci piace, vabbè, facciamo parte di quella che è la generazione che ha comprato vinili e che ha praticamente vissuto di vinile. Mimmo è un altro calore. Il vinile è completamente diverso. Sì, magari perfetto, però il suono caldo del vinile non si ritrova assolutamente nel digitale, assolutamente no. E quindi il fatto di averli tutti è facilissimo averli tutti perché erano canzoni una più bella dell'altra. Quindi Mimmo in particolare è patito per la musica italiana, io un po' meno, più per la musica straniera, però questo disco non poteva mancare assolutissimamente nella mia collezione. Vabbè. Grazie. Assolutamente. Quindi dicevamo 91 Cantagiro, 92 Sanremo. Che cosa ricordi di quel periodo? Guarda, io ricordo da sempre, io ho dovuto sempre combattere 10 volte più degli altri, non lo so perché, non ho idea, ma per dire, vabbè, nel 91 che ho vinto questo Cantagiro è stato tutto una cosa impressionante perché ho vinto tutte le tappe fino all'ultima. Io ho una foto con mio papà e mia mamma che sono venuti alla Fiuggi quando è stata l'ultima, diciamo, l'ultima puntata dove ho vinto. Loro erano lì, cioè papà in lacrime. questa immagine di papà che purtroppo non c'è più già da tanto e non la dimenticherò mai. Sono felice di aver dato tanta gioia a mio padre, perché lui pensa che lui era stato Castrocaro, ha fatto tante cose, disco Peretta, un disco che ha venduto tantissimi, non so se 50.000 copie, solo che non c'era la foto sua del disco, quindi lui non si era visto, però lui aveva fatto sia il Castrocaro, sia tante cose belle, però aveva vinto tra l'altro il Festival della Canzone Siciliana con Suona Chitarra Mia, che io ho inciso nel mio disco Anima Mediterranea, aveva vinto nell'81 quando c'era Pippo Baudo che presentava, però lui aveva, diciamo, trascurato la sua carriera per noi figli. Allora io non ho voluto cambiare il suo cognome, perché me l'avevano chiesto di cambiarlo, sai, si usava una volta cambiare il proprio cognome, e allora io non l'ho voluto assolutamente perché volevo rendere onore a mio papà. E, diciamo che tutte le difficoltà che abbiamo vissuto, anche per esempio per Non amarmi, nel 92 non si voleva parlare facilmente della disabilità, si faceva finta che non esistesse perché era una cosa tabù. Tant'è vero che i nostri discografici, tranne Mario Ragni, faceva l'anima sua, lui veramente ha lottato tanto perché fossimo lì, che era il direttore artistico, insieme a Giancarlo Bigazzi, il nostro produttore, e veramente ha combattuto una guerra contro gli altri discografici della Dischi Ricordi, che non erano d'accordo, dicevano che non era credibile una storia d'amore tra una persona che aveva un handicap di una disabilità e l'altra no. Quindi non sarebbe mai potuto essere un successo e che quindi non ci volevano per questo.
Noi abbiamo saputo di essere a Sanremo praticamente dai media, cioè quando l'hanno dato la conferma l'abbiamo saputo lì, perché fino a quel momento ci avevano detto che non saremmo andati, che sicuramente non sarebbe andato. Quindi abbiamo comprato i vestiti a Sanremo, io non avevo, sì, non avevo truccatrice, non avevo nessuno che mi curava il look, che mi curava, no. Quindi io ho comprato le prime cose che, diciamo, che mi sono venute in mente così, in maniera molto semplice. Poi, tra l'altro, non sono mai stata una così brava col look. Devo ammettere che non sono una molto, molto brava. Semplice, semplice, Sono semplice. semplice, sono Sì, semplice, sì. acqua e sapone, questo. Sì, non riesco a essere così, Ma non ne hai diciamo. bisogno, insomma, eh? Non hai Infatti, cioè, bisogno. perché dici? Non lo so, certo, lo so che l'immagine conta, però io non sono capace. E quindi mi sono vestita così, sono stata, tra l'altro mi sono, cioè, il trucco pure l'avete visto, insomma, praticamente inesistente, cioè così, sono andata. E quando è partito un applauso a scena aperta, proprio dopo 20 secondi che cantavamo, a un certo punto quindi sentiamo questo applauso. Siamo rimasti, ce lo siamo raccontati dopo, senza parole, perché abbiamo capito che il messaggio, tra l'altro, c'era pure un messaggio molto importante. Attenzione, Non amarmi non è una canzonetta, il testo è molto importante perché parla proprio della paura anche di chi è disabile, no? Che non sa mai se è amato per quello che è o per il senso di, a volte, di un po' di pietà, no? La paura, tante volte, di un disabile è anche quella, no? E quindi anche la paura di amare, che è un argomento che viviamo un pochino tutti. E in quel momento abbiamo capito che il messaggio importante di quella canzone è che l'amore va oltre ogni difficoltà, l'amore supera ogni limite, ogni difficoltà, qualsiasi essa sia. E è arrivato alla gente, cioè i nostri discografici non hanno capito, invece la gente, oh, gli è arrivato subito quel messaggio. Tant'è vero che poi Non amarmi è diventato un successo in tutto il mondo, in italiano. E addirittura poi l'ha cantata anche Jennifer Lopez e Marc Anthony in spagnolo, perché era già un successo in italiano lì. È incredibile come ancora a distanza di 30 anni, perché adesso nel 2022 sono 30 anni di Non amarmi, Esatto. i ragazzi che non erano ancora nati la conoscono il testo, si ricordano il testo, tante persone, oppure che non erano nate, dico, ma tu come fai a conoscere? Sì, perché no, perché la cantiamo sempre da amici, la fanno spesso, Jennifer Lopez, insomma, è stata per una cosa talmente un evergreen. E io sono così, mi commuovo, io mi ricordo, vi racconto questa cosa al volo, io mi ricordo che ho fatto una volta un concerto, e c'erano tipo gli Sugar Free, c'erano tantissimi gruppi giovani, qualche anno fa, ti parlo di 7-8 anni fa, così, o forse sì, circa così, e c'erano tutti questi gruppi giovanissimi, quindi c'era un pubblico praticamente che andava dai 9 anni a massimo 20 anni, erano proprio piccoli. Allora io ho detto a mio manager, ho detto, ma io che vado a fare? Ci sono tutti giù, cioè non mi... Ma non ti preoccupare, stai tranquilla. Ma guardati, ma io non che vado a fare, non sono, che questi mi si tireranno contro, e dice, ma che è questa che fa lì? Fidati, vai tranquillo. Ho cominciato a cantare Non amarmi, hanno cantato insieme a me. Io, mentre cantavo, io facevo, cioè, piangevo, perché purtroppo sono una persona molto sensibile, troppo. E mi sono resa conto davvero, perché tante volte io sono talmente una persona semplice che magari non mi rendo conto delle cose, di quanto sia stato un successo. Invece lì ho capito veramente, cioè, questi ragazzi non erano nati, eppure la conoscono. La conosco. È stato emozionante, quindi mi sono resa conto di quanto amore ci fosse ancora per noi e quanto ce n'è ancora. Sì. Francesco,
prima stavi dicendo 1992-2022, quindi sono 30 anni, dobbiamo aspettarci una nuova release del disco? Guarda, io ho fatto una versione con Aleandro, una versione in acustico, che è uscita nel mio disco Anima Mediterranea, che non c'è il vinile, quindi tu non ce l'hai, però... Però quello è veramente un signor disco che ho fatto, perché l'ho dedicato a mio papà. Vi farei vedere la copertina, ma mi devo alzare, non mi sembra carino. Anima Mediterranea praticamente è nata da... Allora, con mio papà dovevamo fare questo disco insieme. Mio papà è scomparso giovanissimo, appena entrato, è andato in pensione, quando avremmo potuto fare tutte le cose insieme, purtroppo non è scomparso. E quindi io avevo questo cuore, questo disco da fare comunque in onore di mio padre, e l'ho dedicato tutto a lui. E ho messo dei brani di canzoni antiche siciliane e napoletane, perché io da bambina, quando vedevo mio padre cantare queste arie napoletane antiche, bellissime, e siciliane, e voi dormite ancora, era le madri, questi brani bellissimi, stupendi, anche Il sole mio, insomma, tutti i brani, uno, vabbè, tutti i brani sono talmente belli. E io sono cresciuta con questa cosa di questi brani che mi sono entrati dentro l'anima, e li volevamo realizzare insieme. Insomma, ho fatto questo disco con 16 brani, di cui la 16ª traccia è proprio Non amarmi, in acustico, perché tutto il disco è in acustico. Cristiano Viti ha fatto gli arrangiamenti, sono bellissimi, un napoletano doc, però sono tra il pop, funk, un po' rock, contaminazioni varie in questo disco, è veramente molto particolare. Sono sicura che Mimmo lo apprezzerà moltissimo. Ti segnalo veramente, ascoltalo, perché è molto bello. 30 coristi, il contrabbattista è Massimo Moriconi, il grande contrabbattista di Mina. Lui è veramente un talento pazzesco. Giuseppe Milici, che suona l'armonica a bocca, è un grandissimo musicista. Insomma, penso che abbiamo registrato alcuni brani in una chiesa sconsacrata, cioè ho usato anche degli strumenti tipo la cornamusa, e li abbiamo registrati in una chiesa sconsacrata, perché c'era questo riverbero naturale, no? C'è stato uno studio appositamente, no? Fatto su tutti i suoni, quindi veramente un grande lavoro. Non l'ho prodotto da solo, quindi è stato un grande impegno. 30 coristi di Paolo, sì, del maestro Paolo Di Rosi, insomma, veramente una grande cosa. Quindi, diciamo, dedicato a mio padre, che per me è stata sempre la mia guida, insomma. Francesca, nella tua carriera... Mi ha perso il filo, e c'è la versione di Non amarmi con Aleandro, che è la 16ª traccia, appunto, in acustico, sempre con lo stesso stile. E quindi diciamo che già c'è una versione diversa. Postuma al 92. Però stiamo pensando di fare una tournée anche con Aleandro, che anzi in realtà avevamo già delle date a Malta, Zurigo, però tra il lockdown, tra il mio abbiamo dovuto Oddio, ora con questo trentesimo si potrebbe anche pensare, insomma, a qualcosa del sì, genere. Covid permettendo, speriamo di Permettendo, sì. giustamente. Speriamo. Francesca, dicevo, nella tua carriera non c'è soltanto tale quale show come trasmissione televisiva, ma anche nel 93 ospite fisso Domenica In, Buona Domenica nel 97, un Music Farm nel 94, il più bello, permettimi il primo, e Ora o mai più nel 2018. E inoltre sei stata la protagonista del musical Cenerentola di Toni Cucciari nel 1999.
di tutto questo discorso, qual è stata l'interpretazione più divertente, insomma, la partecipazione più divertente, più bella? Più bella quella di tale quale mi più bella in assoluto, più emozionante, più coinvolgente. Tra l'altro non ve l'ho detto, ma ho preso proprio il premio speciale proprio Mia Martini quest'anno, qualche giorno fa, e da Franco Fasano, che è il direttore di questa Bagnara, sì. Mario Rosini, abbiamo suonato con lui, con Mario Rosini. È stata una cosa emozionante, abbiamo fatto dei brani, Donna e Non finisce mica il cielo, e vedere che mi applaudivano dal dietro proprio le persone che erano gli artisti, e proprio è stato ancora più bello perché significa che hai preso il cuore. È stato molto emozionante, quindi sicuramente la cosa più emozionante finora delle partecipazioni, diciamo, nei vari, diciamo, tale quale, piuttosto che Ormai Più, piuttosto che Music Farm, quello più emozionante è stato sicuramente tale quale, sia per coinvolgimento, sia perché di lì sicuramente è stata la cosa più bella, e anche, diciamo, ho avuto una bellissima squadra, ci siamo divertiti, siamo stati bene, e questo ci ha reso le cose un po' più semplici, quello sicuramente. Quindi una serie di cose, devo dire, anche Carlo Conti è stato straordinario, perché Carlo Conti è un capitano proprio, ti carica, ti dà veniva lì ogni volta, prima che me lo fa sempre con tutti, no? Perché veniva ogni volta a dirci divertitevi, fate le cose col cuore, ma divertitevi. E ogni volta veniva, quando stavo per uscire, veniva dietro e mi diceva, vai, così. Perché vedeva le prove, magari erano piaciute, fa così, quasi ti caricava, capito? Io non so se lo facevo in attimo, ma ogni volta veniva dietro e mi dava questa carica, questa forza che non dimenticherò mai. A dispetto di quello che stavi dicendo prima, che voi comprate vinile quindi non ce l'avete, io però ho questo. Oh, ormai è reperto storico, dai. Questo è reperto storico. Perché? Perché fu una trasmissione che a me piacque tantissimo. Era la prima nel suo genere, e ti dicevo prima, ti ho interrotto quando stavi parlando di Marco Armani, perché tu uscisti da Music Farm proprio perdendo la sfida con Marco. Sì. Vabbè, ci sta. Però ho vinto la prima puntata, ho vinto proprio con Imagine. Sì. È stata una bella cosa, veramente, perché non era tanto scontato, c'erano personaggi tipo Loredana Bertè, c'erano Riccardo Fogli, i ricchi e poveri, Ivan Cattaneo, c'erano molti grossi. No, Ivan Cattaneo no, c'era Sciappi, Dalliso pure c'era, mi pare. Sì, sì, c'era Dalliso, Fiorellino, Sabemi, c'era. Sera Salemi, Annalisa Minetti. Sì, insomma, sì, un bel cast. Sì. Era un cast bello tosto, cioè riuscire a vincere la puntata è stato per me una grande soddisfazione. Okay. Francesca, prima stavi accennando a uno dei momenti più particolari e, diciamo, che ti hanno segnato di più nella tua vita. Che cosa potresti dire alle donne, ma anche, diciamo, un po' a tutte le persone che stanno attraversando oggi un periodo così buio, per poter alleviare quello che è il loro dolore? Sì, assolutamente. Guarda, nel momento in cui ti fanno sapere, scopri di avere un cancro, è un momento drammatico in cui il panico
non si può spiegare cosa ti succede. È come se un terremoto arrivasse dentro di te e ti esplodesse dentro. Riuscire a trovare poi una forza dentro di sé. Io dico la verità, avevo perso un po' la fede con il fatto di aver perso mio padre, che era il mio punto di riferimento, di perché una persona così buona, così brava, deve andare via. E invece magari tante persone che sono veramente orribili, no, perché? Dov'è la giustizia divina? Allora quindi sono andata in crisi. In questo frangente invece ho ritrovato la fede e io nel momento in cui ho fatto l'intervento fatto la radioterapia ho rimesso la mia vita al Signore, ho detto io sono nelle tue mani, fai tu quello che vuoi di me. Io sono una brava persona, ho sempre dato, ho cercato di essere una brava persona, dare il massimo di quello che potevo sempre. Mi rimetto a te. Questa è stata la mia forza, la fede. E non so se per gli altri possa essere utile o cosa, però sicuramente la fede aiuta tanto e adesso che l'ho ritrovata mi ha dato anche tanta forza anche quando ho fatto la musica, tale quale. Pensa che ho fatto 5 provini prima di essere presa. Allora al quinto provino ho detto vabbè, io vado a Santa Rita. Sono andata a Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili. Visto che è una cosa impossibile, vado da Santa Rita. Santa Rita, mi vuoi aiutare? E ho preso gli anelli di Santa Rita, che sono due mani che si unite così, e li ho messi uno a destra e uno a sinistra. Ho detto, signora, segui tu, io sono sempre nelle tue mani. È andata bene. Non lo so se è anche cambiato, sono cambiata io, sono diventata più forte per assurdo, no? Dopo questi eventi, infatti ho scritto una canzone che sarà nel prossimo album, dove sarà incluso anche Diversa, che è una canzone che si chiama Avanti e pugni chiusi. Dice, quando ti sembra che ormai non ci sia più, che la vita, che non esci più, no? Invece è quello il momento in cui trovi la forza e trovi il coraggio di affrontare le cose in un modo diverso. Io adesso ho imparato a non vivere nel prima magari anche chiuso una storia dopo 9 anni, ho imparato a non avere più la rabbia, il rancore per le cose che mi sono state fatte. Ho imparato a perdonare. Il perdono non fa solo bene agli altri che lo ricevono, ma fa soprattutto bene a se stessi. Io ho imparato che il perdono mi ha aiutato a vivere meglio, a vivere con più serenità, perché molto spesso le malattie che ci vengono da questo, dalla rabbia, dalle delusioni, dalle sofferenze. Molto spesso perché le difese si abbassano. Allora ho imparato a andare un po' oltre, no? A dare importanza forse alle cose veramente che ne hanno e quelle altre lasciarmele un po' scivolare. E ho imparato così ad andare avanti a pugni chiusi, senza arrendersi mai, mai. Vedi Francesca, questo tuo percorso interno immagino che sarà anche il contenuto delle prossime canzoni, quindi c'è un filo conduttore, un concept, diciamo, che è dietro le prossime canzoni, le prossime uscite. Assolutamente, Sei assolutamente, anche questa oggi. perché sì, sono questa, sono una donna forte, coraggiosa, più di prima, sono sempre stata forte, poi per un periodo della mia vita ho lasciato che gli avvenimenti in qualche modo mi abbattessero. Ho imparato adesso invece a far sì che non succeda più, quindi sono diventata una roccia. E questo vorrei che anche appunto le persone che come me vivono o hanno vissuto, spero che insomma trovino la forza come me di superarlo in maniera con grande energia, perché l'energia è fondamentale, perché in questi momenti se ti abbatti è finita. Invece dovete trovare proprio la forza di dire, Signore, io sono qui. Aiutami, io sono qui nelle tue mani e vedrete che troverete un grande coraggio, una grande forza che forse non pensavate di avere.
Francesca, ora ti dico una cosa. Allora, ora che sei tornata, per favore, non andartene più, ti prego. Quindi rimani, per favore, con il tuo pubblico, perché tu oggi, in questa ora di cui ti ringraziamo, abbiamo tolto tanto del tuo tempo, però ci hai veramente regalato un momento bellissimo, guarda, pieno di contenuti, e sei una persona bella, e questo si rifletterà sicuramente nelle tue prossime composizioni. Grazie, quindi ti ringraziamo tanto, Francesca. Veramente. Non pensiamo qui. Assolutamente no. Perché siete due belle persone, veramente. Grazie. Ciao Francesca, grazie mille.